Salve a tutti ragazzi, e per la terza volta, anche se siamo alla quarta giornata, bentornati sul mio canale con questa serie delle reaction alle partite della Roma assieme a Roma Crew. Oggi è domenica, sono precisamente le 12:07, tra poco comincerà Roma Chievo e io sono qui, cioè miracolante non si sa come, perché in realtà più tardi partirò per Milano, chi mi segue su Instagram già lo sa, per passare una settimana a Sport Italia. Ma detto questo, ci mettiamo enfasi non indifferente come al solito, già sto a morì. Entriamo. Forza Roma, oggi è importantissimo vincere perché la Roma è ancora a caccia della prima vittoria in casa. Un bacione e ci vediamo dentro, dai! Ragazzi, neanche fossero le scale dello Stadio Olimpico, guardate che enfasi. Entriamo a un'idea studio. Io però mi aspettavo di trovare l'inno della Roma, eh. Ma se la vibra... Siamo romani, cara, ma hai tu la maglia della Roma oggi? Brutta. Ma qui, io non me la sono portata. Vedete che oggi che si è messa lei vinciamo, attenzione, Domenica 16 settembre 2018, bentornati con Roma Crew on Air, bentornati con Roma Chievo, è tornata la Serie A. Vado subito a presentare il mio parterre di questa domenica, partendo ovviamente dalle signore. Adesso mi vendico. PF, buon pomeriggio. Lei è veramente una brutta persona. Buongiorno a tutti, buon pranzo. Sicuramente voi starete mangiando. Io in questo momento sto sognando un bel piatto di carbonara, ve lo dico proprio così, chiaro e tondo. Un saluto a tutti gli amici che sono in ascolto oggi. La partita verrà trasmessa su DAZN, quindi io vi consiglio di rimanere a seguirla con noi, perché se loro arrivano tardi, noi arriviamo un quarto d'ora prima. Perché Roma Crew ve la racconta meglio di come la possiate vedere. Quanti... E perché seguire la Roma con Roma Crew è un privilegio. Questo rubo la frase, insomma, da una persona che tutti conosciamo bene. Andiamo a leggere se ce l'abbiamo le formazioni con la nostra Michela, che la vedo già lì con enfasi non indifferente, pronta. Tre pali Robin Olsen. Poi abbiamo Alessandro Florest. Alessandro Florest. Alessandro Florest. Robin Hood e Florest. Neanche Monchi inquadrato adesso l'avrebbe nominato così male. Mai far leggere le formazioni a Michela, no, scusate. Mai far prendere il caffè a Michela, questa è colpa di Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov. Oh, e questa sì, è la difesa. Jesus, Manolas. Ok, grazie Michela. Allora ripartiamo con Olsen tra i pali, poi difesa 4, da destra a sinistra con Florenzi, Manolas, Juan Jesus e Kolarov. Come ho detto io. Nzonzi, Cristante e Pellegrini, e poi il tridente composto da El Shaarawy, Edin Dzeko e Cengiz Under. Nel frattempo l'attesa è finita, la sì, devo dire questa cosa perché porta bene. L'attesa è finita adesso per davvero con il Chievo che dà il calcio d'inizio e c'è subito la pressione alta. Secondo te perde apposta al testa e croce. Nel frattempo qui c'è un ottimo recupero da parte di Cengiz Under sull'errore del Chievo. Ancora Under che punta spinge al fondo. Ancora Under mette un ottimo pallone in mezzo. Stacca di testa di Dzeko. Poi va là. Quello della Roma però dopo 30 secondi. La prima sensazione è che la Roma corra. Sì. E questo è già un bene. L'abbiamo visto dal pressing iniziale. Insomma, forse anche un pochino sulla falsariga di quello che abbiamo detto e che abbiamo avuto modo di dire purtroppo per la squadra per due settimane. Insomma, c'è chi è stato costruttivo, chi è stato distruttivo, quindi di conseguenza si è parlato tanto di questa condizione fisica che non c'era. Abbiamo visto una Roma subito arrembante. Intanto Dzeko defilato sulla sinistra. Nel frattempo, ragazzi, quanto è quotato il gol di Cristiano Ronaldo contro il Sassuolo? Così per dire. Intanto Dzeko va tutto da solo, va tutto bene in aria, mette dentro, smanacciato il pallone, poi salvato Cristante. Vuole dialogare con Cristante, sì, che arriva in zona tiro, poi cerca un cross tagliato, messo fuori però. Peccato però, perché non era buono. E qui Manolas allarga subito bene per Ale Florenzi, che guarda in mezzo, mette un pallone, attenzione, c'è il Shaarawy! E c'è il gol di Shaarawy! L'ha detto, vittima preferita praticamente il Chievo per El Shaarawy, che segna due anni fa su punizione, segna l'anno scorso con un gol bellissimo e quest'anno col sinistro. Dopo 11 minuti fa 1-0, grandissima palla di Florenzi, sì, e anche gran gol di El Shaarawy perché arriva al volo col sinistro. Però bella, ha fatto bene a sottolineare l'ottimo pallone di Florenzi qui dalla tre quarti, sulla destra mette in mezzo e puntuale arriva con il piattone sinistro El Shaarawy, che la mette lì dove non batte il sole. Finta il cross, poi lo bello. Va verso Dzeko, bello verso Dzeko che la mette giù, Dzeko si gira in aria, vuole calciare, lascia lì il pallone. Il gol di Cristante, 2-0 Roma, eccolo qui Brian Cristante. L'abbiamo detto. Io me lo sentivo. L'abbiamo detto. Bravo qui Edin Dzeko che lo aspetta, non calcia perché è messo male con il corpo.
un altro attaccante avrebbe calciato comunque sia. Ma attenzione, qui c'è il VAR. Sì, perché mi sa che Dzeko era fuori no, gioco. No, come fa a essere fuori gioco, ragazzi? Vediamo un attimo, perché aspetta, perché Humbert finta il cross, Dzeko fa il movimento, non è fuori gioco. No, è regolarissimo, regolarissimo. E poi mette qui, giù bene, pallone, vediamo. Lascia tutto il gol, è regolarissimo, è regolarissimo, ragazzi. E ancora Di Francesco che invita la squadra a salire, perché da qualche minuto la Roma è un pochino sazia, sì, sazia. È un pochino schiacciata nella propria sta metà campo. Comunque la Roma per sta ora amministrando, ok, però, però sono contenta, sì, cioè. No, io no, perché siamo al 35esimo e restare bassi in questo momento non ricordiamoci che un no, gol riapre le partite, esatto, eh. Infatti qui buca l'intervento di Çalhanoğlu, quindi Tomovic trova Birsa. Io adesso sto ricordando Inter-Torino, per dire. Che, gara che nel primo tempo arriva una conclusione alta. Gara nel primo tempo l'Inter ha stradominato, era sopra 2-0, tutti felici e contenti. Poi però nel secondo tempo è cambiato tutto. Finisce, finisce qui il primo tempo. Duplice fischio dell'arbitro Mazzoleni. Roma, Roma 2, Chievo 0. Mamma mia, come siamo sincronizzati. Quando la professionalità non è acqua, ragazzi. E rientriamo per il secondo tempo di Roma-Chievo 2-0 all'intervallo in favore dei giallorossi, con i gol prima di El Shaarawy su bellissimo cross da parte di Alessandro Florenzi dopo 11 minuti e poi il raddoppio firmato Brian Cristante. Intanto c'è il Chievo che attacca con Radovanovic, che poi però non riesce ad arrivare sul pallone e quindi bravo comunque ancora ad addomesticare con la conclusione di Birsa. Il gol bellissimo, e c'è il gol, e c'è il gol a da parte del coltino Chievo. A Gino, bellissimo gol di Birsa, diciamo che riapre la partita. L'ho detto nel primo tempo, ha un gran sinistro, quindi farlo calciare col suo piede. No, ma più che altro ne ha fatti di gol belli, in particolare su punizione. Sì. Io ho perso. Io fino a questo momento sto azzeccando il risultato, quindi se finisce così vinco un CDS. Se Music finisce così io temeno, perché abbiamo fino all'ultimo un infarto. Prova che deve reagire, ci cova subito Florenzi dentro l'area di rigore. Mette dentro, Sorrentino salva il Chievo. Poi Manolas, Roma che comunque non si adagia e torna subito perché con cattiveria. Sa che, esatto, che sennò la partita può mettersi veramente male. Continua a farla girare il Chievo con convinzione, chiaramente, perché mancano 7 minuti e mezzo e sono sotto di uno. Adesso si distende sulla sinistra con il cross, barba, la palla che passa, oddio, rischia una oddio! Poi attenzione ancora a Stepinski che la gira. Non ci credo, ragazzi. Incredibile. Però non è all'ultimo secondo. Incredibile. Quanto abbiamo cincischiato qua? Incredibile. Cioè, ma che è? Mamma mia. E intanto i 7 tifosi del Chievo presenti allo Stadio Olimpico esultano. Io però l'ho detto che dovevamo chiudere sta partita, cioè l'ho detto sul 2-0. Già. Qui poi sfortunata la Roma, perché guarda, arriva questo cross, la palla passa, poi rischio autogol di Kolarov, forse lì fa un miracolo con i piedi. Però non si può far girare così, no. Stepinski. De Rossi intanto cerca in un pallone sul secondo palo verso Karsdorp, al volo la rimette in mezzo, poi la palla che rimane lì, c'è tanta confusione. Palla che arriva verso Nzonzi. No, vabbè, non ci credo, non è riuscito a metterci il piede. Si calcia Daniele, però calcia, provalo. Scucchiaia verso il Çalhanoğlu, in aria, il Çalhanoğlu sinistro, Sorrentino. No, vabbè, e poi vabbè, pallone allontanato. Quando l'allarghiamo per Kolarov. Infatti così c'è troppo possesso, fine a se stesso, questo sì. Quasi paura di andare a verticalizzare. E i minuti passano. Bello il movimento qui di Kluivert che viene servito. Bello, ancora Kluivert che punta, che entra tempo, in mezzo. Mette il cross, no, lunghissimo, malissimo. Dalla male volta a pasta c'è Kolarov, però attenzione. Ancora palla larga per Kolarov, ancora che la mette giù. Prende anche un fallo, secondo calcio me. Di così è. Roma, ragazzi, dai, buttiamola dentro, dai. Zonzi di testa e si abbracciamo. Palla in mezzo, ci va Dzeko che se lo divora. Se lo divora. Non ci credo. Assurdo. Da solo Edin. Mamma mia che se mangia qui Dzeko. Ancora Radovanovic, Cristante, bello, in tackle, Zonzi che recupera. Forza Manolas però, in testa, dai, forza. A sinistra per Kolarov. Spingiamo l'ultima azione. Mancano 40 secondi all'ultima, alla fine. La porta Kolarov che poi cerca il lancio verticale verso Cristante che ci va, ma non la trova. Poi solo maglie bianche, ancora un fallo in attacco. Mazzoleni fischia di tutto. 20 secondi al termine. È finita, perché adesso rinvia, ci metterà un quarto d'ora. Mazzoleni ha praticamente già il fischietto in bocca. Mancano 10 secondi al fischio finale. Olsen sbraccia perché chiaramente si rende conto di quanto si perda tempo, si sia perso tempo nel finale di partita. C'è già gente che lascia lo stadio, perché adesso manca veramente nulla. Sorrentino pronto a rinvio, è scaduto anche il quinto di recupero e la partita è praticamente finita. Qui stacca Nzonzi, poi raccoglie ancora Giaccherini per un ultimo disperato tentativo addirittura del Chievo. In avanti con Giaccherini che si accentra, sempre Giaccherini, cerca il tiro a giro, Olsen sulla traversa e poi calcio d'angolo. Chievo ad un passo dal 3-2. Chievo ad un passo dal 3-2. Applausi per Olsen. Che parata di Olsen, la partita è finita. 2-2 tra Roma e Chievo, con la Roma che ha buttato due punti in vantaggio grazie
ad El Shaarawy e Cristante. Si è fatta poi rimontare da un grande gol di Birsa e poi un gol regalato, secondo me, ma anche un po' fortuito nel finale per Stepišić. Ma da qui cosa prende Olsen? Nemmeno male. Ma infatti, cioè, voglio dire, i giocatori ormai convinti del fischio dell'arbitro, proprio a dormire, ciaone. Ma meno male che Olsen era sveglio, perché sennò qui rischiamo di perdere pure quell'unico punto. Roma che butta all'aria tre punti che aveva conquistato meritatamente, perlomeno per quello che si era visto nel primo tempo. E qui Sorrentino si sente come se avesse vinto il mondiale per club. Così non è. È facile dirlo oggi, però se mi cambi una squadra intera e togli la spina dorsale, io me lo aspetto. Una sofferenza iniziale, se tu mi togli due perni del centrocampo come Nainggolan e Strootman, non è essere populisti, non è dire cose scontate. No, perché tu stai dicendo tutte le cose giuste. No, e questo mese, carità, se tu mi fai questo d'accordo. Mercato qui, è normale che poi ci sia. Ma io sono convinto che ad aprile commenteremo una grandissima Roma, ma era inevitabile immaginare un inizio così, cioè differente da così. Perché è ovvio che tu all'inizio soffri. Mi preoccupa che, avendo fatto un mercato del genere, tu non abbia pensato di fare più amichevoli, di preparare meglio il tutto. Poi oggi, attenzione, non ci facciamo ingannare dal risultato. Oggi la Roma atleticamente ha giocato molto meglio, però vedo ancora dei problemi. Allora ragazzi, che dire, io ho sempre il mio amico Puff, ultimamente mi serve quando dopo le partite della Roma. Mo parto per Milano, c'è Real Madrid e Roma. Non la commento. Non la commenterei. Però quindi tu la probabilmente la vinciamo. Quindi un bacione, never give up. Bella raga. Forza Roma. Sempre. E comunque.